Ciao amici e amiche di ProMirrorless. Allora, riflessione fotografica, siamo dentro la nostra pausa caffè. Oggi parliamo di un tema che in qualche modo si collega a tanti altri video fatti che hanno lo scopo di trovare l'atteggiamento giusto per migliorarsi come fotografi, no? Come fotoamatore. Tra l'altro, non so se la vedete piccolina, ma sto provando insieme a Roberto la nuova Sigma FP, di cui faremo una recensione approfondita, molto approfondita, fra un po' di giorni. La stiamo testando insieme al 45 mm 2.8. Vi facciamo vedere, ok? Vi dico che qualità costruttiva top, ma me ne parleremo nel dettaglio. E sia dell'ottica che del corpo macchina. E anche la qualità d'immagine ci sta veramente molto, molto colpendo in senso positivo. Ci sta facendo venire un po' l'acquolina in bocca. Comunque, ve ne parleremo. Sigma FP, prossima recensione su cui stiamo lavorando, tempo permettendo, perché ragazzi, qui almeno dalle nostre parti è un mese che piove, un disastro. Vabbè, comunque. Allora, torniamo al tema della pausa caffè, della nostra riflessione fotografica. Per migliorarsi occorre mettersi in discussione. Perché ho voluto fare questa riflessione? Da dove mi è nata questa riflessione? Mi è nata praticamente dal gruppo Facebook che abbiamo dal corso allo scatto dal corso dallo scatto alla stampa fine art. Voi sapete, immagino, insomma, molti di voi sapranno che insieme a Roberto abbiamo, lo vedete qua, ok? Insieme a Roberto abbiamo creato un corso che si chiama Dallo scatto alla stampa fine art. È un corso completamente online, è fruibile tramite la piattaforma Facebook. Bisogna ovviamente iscriversi al corso e quindi partecipare alla piattaforma, al gruppo chiuso. E in cui la domanda chiave che ci siamo posti con Roberto è stata: che cos'è che fa la differenza nello scatto, nella post-produzione e poi ovviamente nella stampa? Quindi quali sono gli elementi su cui occorre veramente concentrarsi per fare il salto, diciamo, di qualità? E abbiamo creato questo corso che appunto vi guida nel workflow, nel processo di lavoro, appunto dallo scatto fino alla stampa. Abbiamo appunto pensato di creare questo gruppo, è un gruppo, ripeto, chiuso, ci possono partecipare solo le persone iscritte al corso, in cui chiaramente le persone possono fare domande, ma anche e soprattutto avere dei feedback sulle proprie opere, sulle proprie realizzazioni, sulle proprie foto. E per noi è molto importante questo aspetto. Finalmente diversi partecipanti, ormai insomma un gruppo abbastanza nutrito, diversi partecipanti al gruppo cominciano a pubblicare le loro foto chiedendo in alcuni casi consigli su come migliorare la post-produzione, oppure chiedendo semplicemente, dice, guardate, ho fatto questo scatto, l'ho post-prodotto in questo modo, cosa ne pensate? In sostanza si mettono in discussione. E io ritengo che in questo mondo, in questo periodo storico in cui tutti quanti noi siamo alla ricerca ansiosa, no? Del like, del mi piace, del pollice su, del cuoricino su Instagram e così via. Ecco, mettersi in discussione non per ricevere semplicemente il like, ma anche per ricevere, tra virgolette, una critica costruttiva, è qualcosa che denota, diciamo, uno spirito, un atteggiamento molto, molto, positivo. È l'elemento base per poi crescere ed imparare veramente. Quindi l'invito che vi faccio è: se volete migliorarvi, non cibatevi solamente dei mi piace, perché sono utili. Avere un rinforzo positivo è ovviamente uno dei principi cardine dell'apprendimento, ma anche avere degli spunti, delle critiche costruttive, e ripeto, costruttive, sottolineo, fanno una grande differenza perché ci permettono di fare il salto di qualità. Il problema qual è? È che purtroppo è difficile ricevere critiche costruttive, o quantomeno, se uno parte, io vedo in tanti gruppi Facebook a cui sono iscritto che spesso ci sono, vengono pubblicate delle foto a cui le persone palesemente mettono un like, ma di fatto non l'hanno neanche osservata nel dettaglio, hanno solo, come dire, tracciato la loro presenza, come dire, oh, guarda, te l'ho vista, no? Ma in realtà non l'hanno esaminata. È palese, è palesissimo. Immagini scadenti, quelle che io chiamo junk photography. Qualcuno mi ha criticato per questo termine, ma io continuerò a utilizzarlo perché credo che la fotografia oggi ne ha assolutamente bisogno di essere un pochino categorici, ne sono convinto e mi assumo la mia responsabilità. Comunque,
foto scadenti, scadenti nell'intento, scadenti nella realizzazione tecnica, scadenti nella realizzazione della post-produzione, e che vengono riempite di like perché magari la persona che l'ha pubblicata è una persona che nel gruppo è particolarmente apprezzata, attiva, eccetera, eccetera. Invece occorre andare a frequentare gruppi che ti permettono di avere delle critiche costruttive e intanto che hanno più o meno lo stesso background, che significa lo stesso background, cioè lo stesso livello di più o meno di conoscenze, che parlino lo stesso linguaggio ed è fondamentale soprattutto che abbiano una visione d'insieme dallo scatto alla post-produzione alla stampa. Perché se a qualcuno manca una di queste fasi, ragazzi, la critica sarà sempre tronca. Lo so che in alcuni casi io sono molto, come dire, assertivo, io me ne rendo conto, ma ragazzi, a me girarci intorno alle cose non mi piace tanto. Cioè, preferisco dirvi le cose come stanno, preferisco condividere la mia esperienza di anni di confronti, di studio, che non è detto che sia il verbo, non è assolutamente il verbo, ma preferisco dirvi, guarda, secondo me una critica molto positiva può arrivare anche da una persona che non sa niente assolutamente di stampa, eccetera, eccetera, ma è molto importante però confrontarsi con persone che abbiano una conoscenza abbastanza omogenea di tutto il workflow fotografico, tutto il processo di lavoro. Ad ogni modo, quindi mettersi in discussione è importante, è fondamentale, ovviamente è molto importante anche la qualità della critica. E dico questo perché online, vi ho detto, spesso vedo delle cose molto superficiali, delle analisi molto superficiali, ma al tempo stesso mi accorgo offline, avendo frequentato tanti circoli, spesso vado ancora in alcune serate che magari mi interessa l'autore, oppure vengo invitato per parlare di un determinato tema, della stampa, di una fotografia, insomma, o a fare delle attività formative e così via. Mi accorgo che in molti circoli di fotografia, e questo è un invito che faccio a chi mi sta guardando e magari è un presidente, fa parte del consiglio esecutivo dei circoli, tante volte sembra che l'obiettivo del circolo fotografico è quello di lapidare quel povero disgraziato che quella sera ha avuto la malaugurata idea di presentare il proprio lavoro agli iscritti. E la gente, con magari sfogandosi delle frustrazioni della giornata, una volta si prendevano a calci i cagnolini, tu entravi, il cagnolino veniva, gli davi in calcio perché eri nervoso. Oggi tu esci, vai al circolo e ti incazzi con quel poveraccio che ha presentato il lavoro. Sto scherzando, dai, sto un po' drammatizzando, però dai, chi frequenta il circolo sa a cosa mi riferisco, no? C'è questo accanimento a volte esagerato contro la persona che porta le proprie fotografie e viene lapidato. E uno dice, vabbè, ma Damiano, scusa, non è detto che mettersi in discussione è la base di tutto. Sì, l'ho detto anche però che è la qualità anche della critica che fa fare il salto di qualità alle persone. Perché non è che se tu lo devasti, gli devasti l'autostima, le persone migliorano. Cioè, serve chiaramente qualità. Quindi è importante che queste due prospettive, colui che ha bisogno di una critica e colui che fornisce una critica, siano ovviamente, mi viene da dire, rispettosi e duttili mentalmente nel riceverlo e nel farlo. Troppe volte mi accorgo di persone che magari fanno anche delle critiche, tutto sommato, come dire, meno sanguinarie di altri, ma che purtroppo tendono a giudicare il lavoro degli altri semplicemente dai propri schemi mentali, cioè hanno nella testa squadra e righello e quindi prendono le misure e se i conti non tornano, giù a dargli di sotto al povero disgraziato che ha presentato un lavoro che magari ha completamente la sua dignità artistica e creativa. E ad esempio mi è capitato discussioni ferocissime sulla composizione, foto molto interessante nel contenuto, ma anche nella realizzazione compositiva, azzerate, annullate, spappolate dalla persona che è psicorigida e che semplicemente sa che l'elemento va posizionato sulla regola dei terzi e siccome l'elemento nella foto è stato posizionato al centro o in un'altra posizione ma non in un punto di forza, ecco lì che la foto fa schifo, no? E quindi dagli giù, insomma, non si può giudicare una foto in questo modo, bisogna avere un pochino più di elasticità. Ovviamente nel giudicare una foto, non è che se non rispetta la regola dei terzi la foto fa schifo. Quindi bisogna avere, ripeto, un pochino più di apertura, di cultura fotografica. Io continuo ad insistere, la cultura fotografica che da dove arriva? Arriva soprattutto da queste cose qui, non la Sigma FP, ma dei libri, soprattutto i libri della storia della fotografia, dei grandi autori. Sottolineo, ripeto, l'importanza di questo tipo di esperienza di approfondimento. Quindi
La critica. Allora, come deve essere fatta una critica? Ci possono essere tanti modi, però il concetto chiave è che la critica fatta alla persona che porta il lavoro in un circolo fotografico o comunque sia in un gruppo di fotografi è che sia costruttiva, che sia concreta. Concreta. Cosa vuol dire? Prima di tutto occorre cercare di capire cosa la foto rappresenta, cioè cosa vi sta raccontando, cosa vi sta dicendo, ok? E se non vi comunica niente, o perché siete voi che non siete particolarmente recettivi in quel momento, in quella serata, oppure perché magari la foto è un pochino debole di contenuti. Quindi, prima di tutto, occorre capire qual è il punto di forza, cosa la foto sta comunicando. Poi ci deve essere un'analisi tecnica dell'immagine che riguarda sia la fase di scatto, quindi composizione, esposizione, luce, diciamo l'uso della luce in generale, ok? Il momento in cui è stato scattato, eccetera. Poi ci deve essere anche un'analisi, ovviamente, della post-produzione, cioè la post-produzione fatta, lo sviluppo dell'immagine ottenuta in fase di scatto enfatizza il senso della foto, porta sufficientemente in evidenza i punti di forza di quell'immagine, riduce i punti di debolezza. Fatevele queste domande, perché se voi non analizzate le foto in questo modo, non crescete neanche voi, perché criticando, tra virgolette, giudicando gli altri, si cresce a sua volta, no? Se io guardo una foto di qualcuno, automaticamente e sono aperto di testa, vi aggiungo, anche se è una frase un po' forte, di cuore, ad accettare il lavoro dell'altro, dico, capo, vedi che questo ha fatto una cosa interessante, effettivamente lo faccio anch'io, sta cosa qui, sia in positivo che in negativo. Quindi il giudizio deve essere concreto nelle tutte le fasi che riguardano lo sviluppo di una foto. La fase di scatto, la fase di post-produzione e ovviamente anche va giudicata la fase di presentazione dell'immagine. Se l'immagine è stata presentata in stampa e la stampa fa schifo, va detto, ma non è che va detto, ah, sta stampa fa schifo, e ditegli che cosa esattamente quella stampa fa schifo, oppure che cosa della post-produzione andava migliorato, non che cosa è sbagliato. Ma fatevi questa domanda, di questa foto che sto analizzando, che cosa che andrebbe migliorato? E sono queste le informazioni chiave, fondamentali, che voi date, concrete, mi raccomando, che voi date alla persona che con grande umiltà, con grande senso anche di disponibilità, porta il lavoro al vostro giudizio. Va rispettato, anche se il lavoro è mediocre, va rispettato, perché in fondo lui sta ponendo a voi un suo lavoro. Quindi chiedetevi di questo lavoro cosa mi piace e cosa migliorerei. Ma dategli informazioni concrete, mi raccomando, voi che giudicate le immagini, informazioni concrete di tutte le fasi, scatto, post-produzione o sviluppo e stampa. Quindi dategli un feedback concreto affinché lui la prossima volta possa migliorare. Va bene? E ritorno, ragazzi, sull'importanza di presentare adeguatamente il lavoro che voi fate. Perché vedo dei lavori, già ho fatto una riflessione su questo tema, date valore alle vostre opere, ritorno proprio su questo concetto, vedo dei lavori anche interessanti eseguiti dal punto di vista fotografico bene, cioè nel senso diciamo espressivo e tecnico dell'immagine, che vengono presentati con dei portfolio, con delle stampe di qualità veramente infima. Fatte sul sito che non fa altro che sui siti di stampa online, ce ne sono tantissimi di grandissima qualità, ma molti l'unico interesse è farlo al prezzo più basso possibile. Quindi uno per risparmiare quei 20 euro su un lavoro complessivo, fossero anche 50 la stessa cosa, per risparmiare pochi soldi fa delle stampe veramente pessime che annullano, devastano il lavoro che avete fatto voi, l'attenzione, la cura, magari il lavoro ci avete messo dei mesi a farlo, quindi fanno un lavoro pessimo e soprattutto quei soldi, ragazzi, che avete speso per quelle stampe di bassa qualità, sono soldi che voi buttate letteralmente nel cesso o nel cassonetto della raccolta differenziata. Li buttate perché tanto le stampe dopo 2 mesi faranno veramente ribrezzo, saranno imbarcate. Sono proprio brutte e allora che ve ne fate? Perché
per una notte, cioè cos'è? Non è la stampa, non è un preservativo, cioè dopo una botta te lo togli. Scusate l'esempio un po' poco carino, ma io vi invito a riflettere, cioè queste pause caffè servono per questo, invitarvi a volte anche punzucchiando a riflettere le persone. Cioè la stampa è qualcosa che deve rimanere. Quindi se avete veramente faticato per ottenere un'immagine, dategli valore. Stampate con processo corretto e stampate di qualità, va bene? In maniera tale che quel lavoro vi rimane un domani, potete fare un'altra esposizione, una mostra, avete investito il vostro tempo e il vostro denaro. Quindi mi raccomando, mettetevi in gioco se volete crescere fotograficamente e quando volete farlo, e colui che giudica che sia una persona corretta e rispettoso di un lavoro che per quanto mediocre può essere, è comunque il lavoro di una persona che si è impegnata, ha cercato di fare quello che lui riesce in quel momento. E quindi la critica deve essere una critica costruttiva, cioè che cosa vi piace e che cosa migliorereste di quell'immagine, e una critica soprattutto concreta, dando indizi, indicazioni possibilmente concrete. Ma siate, ripeto, onesti, schietti e soprattutto costruttivi, va bene? Quindi questa è la riflessione di oggi. Vi ricordo che se siete interessati al corso dello scatta alla stampa, c'è un link dove c'è una pagina, un video che vi spiega tutto quanto, almeno a titolo informativo venite a vedere di cosa si tratta, perché secondo me è una grande opportunità poterlo frequentare. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate di questa pausa caffè, di questa riflessione, soprattutto questa riflessione fotografica. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao!